Tramonta anche quest'anno la mia stagione in rifugio. Settembre porta con sé atmosfere di tranquillità, silenzi lunghi e profondi come la solitudine. Il gestore di un rifugio alpino deve imparare a sostenerli e ad affrontarli, perché, checché se ne pensi e dica, dopo i chiassi allegri dei vacanzieri d'agosto, dopo il vociare dei festosi gruppi nelle notti dei sabati sera, il silenzio ritorna a coprire tutto. Lo fa in maniera prepotente quassù. Non chiede permesso e se ne infischia se tu sei allegro, stanco, indispettito. Quando la sagoma dell'ultima persona valica la sella verso ovest, resti solo, con una montagna che si fa nuda e ti scruta. Gettato in quel catino di naturalità che sono le Dolomiti Pesarine nel crepuscolo di settembre, oggi ho chiesto ai miei amici di aiutarmi a sostenere questo sguardo indagatore per qualche ora ancora. Si potrebbe salire sulla cima del Creton di Kulzei per il tramonto, è da tutta la settimana che ci penso. Vi unite? Una proposta brusca, tale sarebbe per molti senza una logica. Alle 18 di domenica la strada da intraprendere potrebbe essere già da un pezzo quella di casa, ma la logica spesse volte poco c'entra con i pensieri che nascono in quota. Dopo una notte fatta di ore piccole, canti sguaiati e pochissimo sonno, incamminarsi verso l'alto, alla sera, ha un vago sentore masochistico. Eppure, Mauro e Tiziana ci stanno. Forse anche loro hanno qualcosa da chiarire con se stessi. Forse qualche pena da espiare o forse, semplicemente, non se la sentono di lasciarmi solo. Saliamo quel sentiero che già dal nome invita al rientro a valle, il Malavoglia. Serpeggia, stretto, sulle ghiaie del club, giocando a rimpiattino tra le pareti e quei quattro abeti che vivono sopra i 1800 metri. La nebbia che ricopre questo calderone ghiaioso impregna lo spazio di umidità e quiete. Anche la montagna pare avere voglia di mutismo, una segretezza dal bianco lattiginoso che salendo perde consistenza. L'ascesa è rapida e sbuchiamo da un mare basso dove eravamo inabissati proprio nei pressi dell'attacco della ferrata Gasperina. Incredibile come nello spazio di una decina di metri prospettive, umori e pensieri cambino così repentinamente. Sulle pareti della pannocchia il ritmo è vivace e la chiacchiera scema. Poche parole e tanti ansimi ci depositano alla forca dell'Alpino, dove il rumore dell'elicottero del CNSAS ancora pervade il vallone. Mattia non è stato ancora trovato dopo 5 giorni. Un pensiero profondo per lui. Questa montagna, ora nuovamente silente, ne conserva la segretezza della sua sorte. Attacchiamo la parte terminale della ferrata dei 50. Quest'anno ancora non ero mai salito fin quassù. Che vergogna. Nell'immaginario comune il gestore sa tutto di quell'angolo di mondo dove vive. Girovago inguaribile per le montagne, buon tempone da bancone e previsore del meteo alla bisogna. Una stagione intera senza allontanarsi troppo dal rifugio. Questa è la verità. La punta del compasso sta sul tetto dell'edificio che ti fa da casa, da riparo, da chiesa e a volte da prigione. La matita delimita un'area di poche centinaia di metri che diventa scoperta, raccolta, svago, fuga. La sera sta arrivando da est. Il sole se ne scappa dietro alle Dolomiti famose. E noi, sulla cima di una delle tante cime che famose non sono, culminiamo il nostro passo qui, sulla sommità del Creton di Kulzei. Come naufraghi lasciamo che la nostra salvezza, la nostra isola, sia questa punta di roccia grigia che insieme alle vicine sorelle disegna in questo attimo un nuovo arcipelago geografico. Un attimo dove il tempo pare cristallizzarsi infinito. Scaldarmi alla luce del raggio verde è sempre stato un vezzo che custodisco con cura in un anfratto della mia anima. Quando qualcosa non va, penso ai tramonti vissuti sulle quote. La nebbia uniforme, qualche centinaio di metri più in basso, attira a sé come fosse un enorme tappeto di piume. Comunque sia, il sorriso ci pervade. Questo è innegabile. Emozioni del genere si imprimono talmente a fondo che ci resteranno per sempre. O riaffioreranno in noi nei momenti giusti. Loro sanno quando sarà il momento giusto per tornare a galla. Non c'è dubbio. Naufraghi sul Kulzei, aspettiamo la notte per scendere un po' più in basso alla nostra casa, al nostro riparo, alla nostra chiesa,
Questa sera non sarà certo una prigione. Scendere a valle e immergersi nuovamente nello specchio della nebbia, un po' più legati in questa cordata che alcuni chiamano amicizia.